ragazzo, ancora ben trovati a questa puntata di Be and the Gang. Per chi si fosse collegato in questo momento, siamo nella seconda parte. Come vi avevo anticipato all'inizio di questa puntata, oggi torniamo a parlare di tutte quelle persone strette nella morsa dei pagamenti, delle cartelle esattoriali, di tutte quelle persone che si sentono disperate. Oggi ne parliamo con un avvocato, referente per la Comitas Bari, e da pochissimo hanno istituito questo nuovo sportello anticrisi dedicato alle piccole e medie imprese e anche agli artigianati, all'artigianato in difficoltà. Vi presento subito Erika Lucarelli, buongiorno. Buongiorno Serena, grazie di questo invito che mi fa particolarmente onore, anche perché denota una sensibilità verso questa situazione che sta diventando un'emergenza nazionale, di fronte alla quale, purtroppo, voglio essere soft, giusto perché è mattina, le istituzioni sembrano sorde e insensibili. Il Comitas, di cui appunto, come hai detto giustamente tu, sono referente, è un'associazione di microimprese che supporta le microimprese associate nel gestire, e non passivamente, le ingiustizie. Quando parlo di ingiustizie parlo riferendomi in particolar modo nei confronti delle banche, nei confronti del fisco, nei confronti di Equitalia e nei confronti anche di tutte quelle compagnie telefoniche che oggi fanno firmare dei contratti alle aziende a dir poco raccapriccianti. Il Comitas nasce anche in collaborazione con il Codacons, che come probabilmente tutti sanno è un'associazione leader in Italia per la difesa del consumatore. È proprio da questo che è nata l'idea del Comitas, cioè di guardare il consumatore non più soltanto come persona fisica, quindi come il cittadino, ma il consumatore è l'impresa, quindi la persona giuridica. Quindi lo si tutela esattamente come il Codacons fa nei confronti di una persona fisica, di un cittadino. Ti interrompo solo un secondo per ricordare ai nostri ascoltatori il numero per intervenire in diretta: 080-501-4668. Vi ricordo, siamo in compagnia dell'avvocato Erika Lucarelli, Erika col C, non col K, come erroneamente scritto. Sì, rigorosamente con la C, Erika con la C. Barese. Allora, stiamo presentando questo sportello anticrisi. Innanzitutto, Erika, come siete strutturati? Allora, ci sono sedi in tutta Italia. Il Comitas ha ramificato, se mi consenti questa espressione, ramificato in tutta Italia, per cui c'è una sede centrale che è quella di Roma e poi tutte le sedi territoriali dislocate su tutto il territorio, dal nord fino al sud. C'è una rete di professionisti che si occupa di tutte le problematiche annesse e connesse agli imprenditori, di professionisti non soltanto avvocati, ma proprio una rete che comprende commercialisti piuttosto che consulenti del lavoro, piuttosto che periti di qualsiasi genere. Tant'è che in particolar modo qui su questo territorio pugliese ci avvaliamo di una società che effettua perizie per le questioni contro sempre le banche, quindi l'usura, che effettua un check-up gratuito preventivo e poi successivamente, in presenza di usura o di anatocismo o di usura e anatocismo, ovviamente con l'ok dell'imprenditore effettuiamo le perizie e quindi possiamo andare a trattare con le banche. Perché la mia esperienza personale è che le banche hanno una totale chiusura nei confronti degli imprenditori, cioè diventa veramente difficile avere un colloquio. A me personalmente è capitato di recarmi presso un grosso istituto bancario e di avere dall'altro lato un'addetta che gestiva il conto corrente dell'imprenditore che era quasi offesa dal fatto che l'imprenditore avesse potuto rivolgersi ad un legale. È stato possibile intavolare un dialogo solo in seguito alla perizia e quindi all'effettiva presenza di usura e di anatocismo in sede di mediazione, perché per fortuna i contratti bancari sono una delle materie obbligatorie per discutere in sede di mediazione. Quindi ci avvaliamo anche di organismi di mediazione, dove devo riconoscere i mediatori sono assolutamente preparati in materia e quindi ci permettono di intavolare un dialogo con le banche e spesso di risolverla di fuori delle aule di tribunale, perché il Comitas tiene anche a questo, cioè a fare in modo che ovviamente non lievitino i costi
di un'aula di tribunale, quindi certo, di un giudizio. 080-501-4668 il numero per intervenire in diretta. Erika, come tu sai, noi ogni giorno quando scegliamo il tema da affrontare prendiamo spunto dall'attualità. È proprio di ieri mattina sui giornali c'era la notizia di questo ragazzo di Palese che si è allontanato da casa lasciando un biglietto, minacciava il suicidio perché non riusciva a sostenere, ad onorare alcuni pagamenti. Sempre notizia di ieri, un morto suicida a Taranto, un macellaio, anche lui stretto nella morsa dei debiti. Leggevo poi alcuni dati che voi avete fornito la settimana scorsa. Negli ultimi 4 anni il numero dei suicidi è aumentato ben del 30%. Sì, Serena, e come ti dicevo all'inizio, è un'emergenza nazionale. Il Comitas, insieme a tutti i professionisti che ci lavorano e ci credono costantemente e quotidianamente, cercano veramente di dare uno spiraglio agli imprenditori. Ecco perché è nato lo sportello anticrisi. È una sorta di valvola di sfogo per gli imprenditori, perché l'esperienza che si ha con lo sportello anticrisi è non soltanto da parte dell'imprenditore di una ricerca di una soluzione per risollevare le finanze, quanto piuttosto di un supporto psicologico, perché gli imprenditori quando chiamano vogliono trovare dall'altra parte un qualcuno che li ascolta, perché le istituzioni non li ascoltano più, le banche non concedono affidamenti, l'azienda non sa come andare avanti ed è un circolo vizioso. E con la segnalazione poi da parte delle banche alla centrale rischi è impossibile avere un credito da parte delle banche, quindi l'imprenditore ha finito di lavorare. Ecco perché il Comitas anche avvia parecchie azioni di risarcimento danni quando in presenza di usura c'è stata la segnalazione alla centrale rischi, perché nel caso di usura è la banca che deve ridare all'imprenditore, quindi ovviamente in quel caso la segnalazione alla centrale rischi non soltanto è illegittima ma anche colposa, quindi ti ripeto è un supporto quello che vuole dare ovviamente anche in questo senso. A me è capitato di sentire imprenditori che quando mi chiamano, in qualità ovviamente di referente di Comitas, mi dicono quasi tutti la stessa cosa. Mancanza di liquidità, mogli che li lasciano e figli che non li parlano più. Quindi quello che mi permetto di dire, tuo tramite, visto che sei stata così gentile questa mattina, è un appello alle famiglie di non abbandonare gli imprenditori. Perché si innesta un circolo vizioso per cui l'imprenditore si trova completamente solo e l'unico spiraglio sono i gesti estremi di cui stiamo sentendo quotidianamente. Perché chiaramente se non hanno una valvola di sfogo in casa, anzi hanno un muro peggio che quello delle istituzioni, si innestano poi dei problemi di salute per cui davvero che si destabilizza la persona, quindi non ha più la serenità. Invece se ha un appoggio psicologico, almeno in famiglia, dove poi alla fine appunto riesce a vedere più oggettivamente e con più serenità e calma la situazione, una soluzione si trova. Tu prima tra l'altro mi stavi dicendo, per non parlare anche del rapporto con i dipendenti, che si lacera completamente. Assolutamente, perché i dipendenti per questa situazione di grossa crisi che loro avvertono in prima persona nell'azienda, dove magari hanno lavorato per tantissimi anni, si incattivisce la posizione del dipendente, per cui anche nel momento in cui oggettivamente il datore di lavoro deve licenziare, quindi per il famoso giustificato motivo oggettivo, perché ci sono riduzioni di commesse oppure non c'è proprio più attività, il lavoratore va a strozzare il datore di lavoro affinché questo gli paghi immediatamente un TFR, quanto più delle mensilità arretrate, ponendo l'imprenditore in una situazione di indigenza ancora maggiore rispetto a quella precedente. Quindi davvero una soluzione potrebbe essere come quella che hanno trovato due imprenditori che io ho avuto l'opportunità di conoscere, perché anche loro hanno vissuto un periodo grossissimo di crisi, dove anche per loro inizialmente l'unico spiraglio era quella della chiusura e quindi di mandare tutti a casa. Hanno creato una società che è una stanza di compensazione di un network dove praticamente entrano tutte quelle società che non hanno liquidità immediata, quindi non c'è circolo di moneta materiale, quanto piuttosto di servizi. E quindi in questo modo l'economia riprende, perché la società che ha bisogno, faccio per dire, di computer si può avvalere, ecco, voglio dire, di quella piuttosto che aggiusta gli infissi. Quindi voglio dire, uno scambio di servizi. In questo modo gli imprenditori lavorano e quella liquidità che hanno la utilizzano per pagare i dipendenti. Quindi quello che voglio dire è che una soluzione c'è.
Stavo pensando che voi siete un gruppo di tecnici, sì. Però il veramente il carico emotivo di quello sì. che fate è, sì. non è indifferente. Sì, perché, ripeto, gli imprenditori quando chiamano in realtà cercano più una figura di appoggio, mm-hmm. di appoggio psicologico. Non cercano soltanto la consulenza legale, quanto piuttosto la consulenza fiscale, la consulenza del lavoro. Loro cercano proprio un qualcuno che li ascolti. È quello che manca. La sensibilità verso questi imprenditori che vivono veramente una situazione di crisi, ma di crisi profonda, e non hanno uno spiraglio purtroppo neanche nella famiglia. Quindi sono quasi tutti separati, quasi tutti abbandonati dall'oggi al domani, dalle mogli, dai figli, si ritrovano completamente soli, molto spesso senza una casa, perché poi in tema di separazioni e divorzi, chiaramente certo. molto spesso non spetta poi a loro l'abitazione. E a me è capitato di parlare con i responsabili della Caritas, i quali mi dicono che oggi non vanno più soltanto coloro che sono i famosi senza tetto. Perché ci sono i nuovi poveri. Sono i nuovissimi poveri, mm-hmm. dove vanno anche famiglie intere con bambini a mangiare, perché non hanno veramente una possibilità di poter cambiare la loro vita. Effettivamente soluzioni non ce ne sono, perché le istituzioni non danno soluzioni. Le banche l'hanno fatta da padrone, continuano a farla da padrona, e il Comitas spunta, diciamo, come uno spiraglio nei confronti degli imprenditori per dare a loro il supporto, ripeto, non soltanto a livello professionale, quindi quello che può essere la competenza mm-hmm. di ognuno di noi, ma soprattutto psicologico, perché loro devono sentirsi spalleggiati dal Comitas. Voi avete aperto lo sportello relativamente sì. da poco, da pochi giorni. Avete già sì. comunque ricevuto chiamate? Io le ricevo costantemente, mm-hmm. quotidianamente chiamate. Ripeto, sono tutti imprenditori di piccole imprese che non sanno come uscire da questa crisi, non hanno aiuto, hanno richiesto incontri con le istituzioni, ma le istituzioni non considerano queste richieste di aiuto. Ovviamente poi in questo periodo di elezioni hanno altro a cui pensare, quindi chiaramente vengono messi a lato tutti questi altri problemi, o meglio forse non vogliono considerare di questi tempi questi problemi, e gli imprenditori mi parlano tutti di problemi di salute, problemi familiari, oltre che ovviamente problemi con i dipendenti. Quindi sembra che per loro, in particolare mi ha chiamato ultimamente un imprenditore, con il quale abbiamo avviato comunque una trattativa bancaria, quindi forse potrebbe esserci uno spiraglio, il quale mi diceva di essere arrivato alla decisione di terminare completamente mm-hmm. insomma la vita. E lì poi sta a noi essere bravi, certo. Non deve essere assolutamente facile. Psiche, certo. Ti interrompo un secondo, Erika, perché abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Sì. Oh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi complimento con la dottoressa, l'avvocatessa, guardi, sta spiegando molto bene quello che magari uno di noi non ha capito. Però la domanda mia è: come mai si è arrivati a questo scempio che la gente si sta, diciamo, togliendo la vita e non va niente bene? Come mai tutto in questo periodo si è concentrato? Ma nel passato non si è fatto mai niente? Grazie.